Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi con un nuovo interattivo per voi. Oggi ho pensato di riproporvi l'intervista alla sua anima. Ovviamente è un interattivo, è giusto che lo dica e lo ribadisca ogni volta, per cui leggiamo energie del collettivo e non tutta l'intervista sarà per una persona sola. Però, se volete, provare a richiamare l'energia della vostra persona speciale, chiudete gli occhi, fate un bel respiro. E visualizzate il suo viso, i suoi occhi proprio, e vediamo se sarà anche quest'anima a voler comunicare qualcosa oggi. Come procediamo? Magari possiamo vedere comunque qualche indizio con le parole chiave per vedere se è proprio un messaggio che devi ascoltare anche tu che mi stai ascoltando in questo momento. Potrebbe essere che questa intervista l'aprirai subito quando io la caricherò, o magari l'ascolterai dopo anche qualche mese, un anno da quando l'ho fatta. Sapete che gli interattivi video non hanno tempo. Ok, andiamo a vedere chi è quest'anima che vuole parlare. Vediamo. Qualcuno che come te sta vedendo tanti segni e sincronicità. Tu stai ricevendo tantissimi segni dall'universo che ti parlano. Di questa persona, del legame, della connessione che avete. Qui c'è la parola chiave tribunale, legge, avvocato. Potrebbe essere qualcuno che lavora in tribunale, fa l'avvocato, oppure che ha avuto problemi con la legge, per qualsiasi motivo. Può essere problemi, legali oppure finanziari, piuttosto che anche magari di, separazione, per qualcuno con qualcun altro. Vediamo, andiamo avanti. Molto presto, allora quest'anima molto presto, probabilmente questa intervista che noi facciamo sta anticipando qualcosa che quest'anima ti vuole dire, ti vuole far sapere, ti vuole vedere quest'anima probabilmente. Una persona questa, un'anima che ama curarsi il fisico, Forse sei anche tu così, perché potrebbero essere energie specchio, ricordo, Qualcuno qui, voi o quest'anima è fissata con la moda, Siete molto fashion o quest'anima è fashion. È un'anima che sta ritrovando il suo equilibrio interiore. Probabilmente per un periodo quest'anima è stata molto squilibrata e decentrata. Sta cercando di ritrovare il suo equilibrio. Internet e social. Potrebbe essere che avete dei contatti tramite social con quest'anima, o magari vi guardate a vicenda sui social. Qua ne sono volate due, andiamo a vedere che cosa sono. Vendita importante per qualcuno, e qui c'è la parola manifestare. Mi viene da dire che per qualcuno potrebbe esserci una vendita di qualcosa che può essere importante, magari degli immobili, o un'attività che magari hanno creato disagio o problemi a te o a quest'anima. Qui c'è una manifestazione però. Molto presto ci sarà, mi stanno dicendo, una manifestazione di qualcosa proprio con quest'anima. Vediamo ancora. Libertà, manifestare libertà. Potrebbe essere qualcuno, voglio accendere anche questa candelina qui. Nel frattempo, ecco che ne avevo accesa solo una, accendiamo anche lei. Allora, può essere che qualcuno qui si doveva liberare da dei problemi, da dei condizionamenti, da altre situazioni, da altre relazioni. Qualcuno che ti vuole esprimere il suo amore, i suoi sentimenti, quello che forse non ha fatto prima. Vediamo, andiamo avanti. Per qualcuno ci potrebbe essere un evento. Che vi farà rincontrare, o forse vi siete incontrati ad un evento o ad una festa per qualcuno. Per qualcuno qui potrebbe esserci qualcuno, tu, quest'anima, o se c'è una terza energia basso, di statura un po' bassina. Bambini, mi viene da dire che qui potrebbero esserci coinvolti dei bambini, o vi siete conosciuti in tenera età, da giovani, con quest'anima. Magro o magra, potrebbe essere che qualcuno di voi o quest'anima o tu o una terza energia, c'è qualcuno qui che ci tiene proprio alla linea. Abbiamo visto che c'era amarsi curare il fisico, quindi anche proprio alla linea ci tenete qui. Connessione, c'è una forte connessione tra di voi, me lo ribadiscono, infatti abbiamo visto tanti segni di sincronicità tra di voi. Questa che cos'è? Sala d'attesa, per qualcuno potreste esservi incontrati anche in una sala d'attesa. Per qualcuno mi viene da dire che siete in attesa anche, mi viene da dire così, però, oppure che vi incontrerete in una sala d'attesa, magari per caso, grazie alle sincronicità e segni, che vi manda l'universo. Ancora, sincronicità e segni. Per
Persona del passato, vabbè, ovviamente stiamo facendo un'intervista a qualcuno che già conosci, per cui è una persona del tuo passato, una persona importante. Concerto, per qualcuno potrebbe esserci un legame con la musica, forse siete stati a un concerto insieme o questa persona ama la musica o magari qualcuno di voi suona strumenti o canta. Giusto per accordo. Quest'anima vuole trovare un accordo con te. Wow. Ancora un paio, per qualcuno qui ci potrebbe essere di mezzo anche qualcosa come a livello, non so, scuola, insegnamento, magari questa persona insegna piuttosto che tu insegni, oppure avete i figli, visto che avevamo i bambini che andavano nella stessa scuola, vi siete conosciuti così. Qui dovete capire voi cosa potrebbe essere il nesso, Perché per esempio per qualcuno scuola, insegnante, a me viene in mente però, per esempio, lo scuolabus, non so perché, anche se non c'entra, mi arriva. Nuova conoscenza, potrebbe esserci stata l'intromissione di una nuova conoscenza tra di voi. Magari qualcuno si è intromesso proprio nella tua situazione, nella vostra storia o con te o con questa persona. Errori, questa persona dice che ha fatto tanti errori, una persona dice che ha usato strategie e manipolazione e molto alto, molto alta. Allora, qui c'era molto basso o basso. Bassa e molto alto, può essere anche che ci sia proprio una differenza di altezza tra di voi per qualcuno, ok? Oppure se c'è una terza energia, vedete voi a chi si riferisce. Una persona che ha avuto una perdita importante potrebbe essere finanziaria o proprio affettiva. Qui dovete capire cosa deve arrivare a voi come indizio su quest'anima. E guardate, perdita importante, un familiare. Io credo che questa persona o tu abbia perso qualcuno di importante. Può essere un familiare, potrebbe essere veramente purtroppo un genitore, un fratello, un figlio. Dovete capire voi, ok, a che cosa si riferisce. Cerco sempre di non parlare di salute, lo sapete, però quando mi arrivano le parole così vicine, perdita importante, un familiare, io credo che sia proprio questo. Una persona che comunque è istruita, piace, si interessa a questa persona, alle cose, piace informarsi, e può essere che sei anche tu così, potrebbe essere che qualcuno di voi addirittura sia proprio uno studioso, magari insegna proprio, mi viene da dire, perché avevamo visto anche la scuola. Ancora un paio e poi basta, so che le parole chiave. Crisi di coppia. Questa crisi di coppia potrebbe parlarmi di voi, come coppia, che siete stati in crisi, siete in crisi e questa persona molto presto vuole fare un'azione verso di te. Abbiamo visto che probabilmente le sincronicità qui vuole trovare un accordo, e parlarti. Può essere che vi ritroviate appunto grazie alle sincronicità. Crisi di coppia può parlarmi proprio della vostra situazione o se quest'anima o tu avete qualcun altro nella vostra vita che c'è una crisi di coppia proprio perché siete legati a qualcun altro. Rivelazione, crisi di coppia, rivelazione. Se questa persona ha qualcun altro, potrebbe rivelarti che ha una crisi, che magari sta andando male. Avevamo visto anche il tribunale all'inizio, magari si sta separando quest'anima. Litigio, o forse sta litigando, sta avendo proprio problematiche nella sua situazione. Questa cosa a specchio potrebbe succedere invece a te. Ovviamente, e vacanza potrebbe essere una persona che va spesso in vacanza, ama le vacanze, magari ne fa spesso durante l'anno, o forse vi siete conosciuti o lasciati durante le vacanze. Questo capite voi dove vogliono farci arrivare le parole chiave. Vediamo qualche emozione in questo momento di quest'anima per te. Amore adolescenziale, potrebbe essere, c'era la parola bambini, ho detto potrebbero esserci bambini di mezzo, oppure qualcuno che si è conosciuto in giovane età, si è rincontrato, per qualcuno può essere così, oppure se invece vi siete conosciuti da grandi, mi viene da dire che vi risvegliate quell'amore adolescenziale e siete come due ragazzini quando vi vedete, vi incontrate. Felicità, questa persona quando pensa a te pensa che tu la rendevi felice, eh? E prova per te un amore adolescenziale. Ha ansia, ok? Ha molta ansia, forse per quello che è successo. Vediamo ancora. Dolcezza, calore e protezione. Tu gli ispiri questo, dolcezza, calore e protezione. Potrebbe essere che tu hai dato questo a questa persona e lo riconosce ora.
e vorrebbe magari darlo a te adesso, quello che tu hai dato. È molto rammaricata di quello che è successo, quest'anima. Questo che cos'è? Affetto sincero, prova un affetto sincero, perdono e vuole il tuo perdono. Queste sono le emozioni che gli scateni quando pensa a te. Ma sì, dai, prendiamo qualche chance. Adesso qualcuno perché se no non finisce più l'intervista. Vediamo, quelli che mi arriva da prendere, prendo. Intanto qui abbiamo un libro. Il libro può parlarmi ancora di qualcuno che è molto acculturato, studioso, ma anche dei segreti, che ci possono essere, che ancora non sapete. Qui c'è una margherita, potrebbe essere qualcuno che ama i fiori di campo, mi viene da dire qui, magari voi, oppure la margherita per voi ha un senso particolare, e una stella che mi esprime proprio il pensiero del desiderio. Qui abbiamo una mela, la tentazione mi viene da dire, per qualcuno tu sei una grande tentazione, sei stato una grande tentazione per questa persona. Qui abbiamo il pianoforte, ancora mi fa pensare alla musica, al concerto, forse qualcuno che suona proprio, Qui abbiamo, questo è una, cos'è questo? Una spirale. Sì. Però mi fa pensare anche a un ciclo, perché è un ciclo continuo che si è ripetuto qua. Mi fa pensare più a questo, il gufo, vedere oltre il velo dell'illusione anche quello che non si vede. Qui vi siete risvegliati proprio con la connessione, questi doni anche di percezione, mi viene da dire. Voi vi sentite e vi percepite anche a distanza. Per qualcuno, tu e anche questa persona potreste avere il terzo occhio aperto, sentire le cose anche prima che succedano. Qui abbiamo due api e questo mi fa pensare all'abbondanza che è in arrivo per questa coppia. Però vediamo un po' questo che cos'è. Questo è la... cos'è questo? Non capisco. Ah sì, questo è l'acquario. Ogni tanto mi arrivano qualche... Nei charms ho uno o due per segno zodiacale, quindi quando escono li dico, poi li vediamo alla fine comunque. È il simbolo, credo, dell'acquario qua. Allora, qui abbiamo il martello e la sega. Potrebbero essere lavori proprio manuali, qualcuno che magari lavora con le mani, oppure che ama anche, si diletta a fare lavori... Fai da te, mi viene da dire però anche se guardiamo più a livello spirituale, qualcuno che doveva tagliare e distruggere qualcosa qui. Qui abbiamo la coda di balena che è un portafortuna, quindi anche il legame con il mare, la balena, però mi viene da dire proprio la coda di balena è proprio un portafortuna per qualcuno. Qui abbiamo, guardate, nord, est, ovest. Allora, qua mi viene da dire che quest'anima sta cercando la direzione. Sta cercando di prendere la strada giusta, il cuore, quindi qui l'amore c'è. Guardate lo scuolabus, sapete che mi era venuto prima proprio in mente, c'è qualcuno che ha un legame con l'autobus anche, scuolabus, autobus, forse questa persona lavora sugli autobus o vi vedevate in autobus per qualcuno. Qui abbiamo il filo rosso del destino, quindi un legame d'anima sicuramente. Ancora, qui è una zampetta, potrebbe essere un cane o un gatto, potresti averlo tu o questa persona. L'ancora, quest'anima ti sente radicata dentro di lei, Ancora, il ferro di cavallo è ancora un portafortuna, potrebbe essere anche un legame con i cavalli, però mi viene proprio il portafortuna, è come se questo rapporto è destinato, Cioè succederanno delle cose perché la fortuna, la ruota della fortuna giri dalla vostra parte. Qui abbiamo un'altra spada. Mi viene da dire che qui c'è stato un taglio pesante, veloce, forse senza spiegazioni per qualcuno, e se non è con te, forse sta tagliando anche con qualcun altro. Guardate, la scritta amore, la scritta amore, questa persona ti ama, per qualcuno potreste addirittura avere una scritta, forse una frase di una canzone d'amore, tatuate, mi viene da dire per qualcuno. Qui abbiamo... Ah, questo è lo strumento per sentire il cuore. Quindi mi viene da dire qualcuno che ti sente dentro al cuore, oppure se andiamo più nel materiale, potrebbe essere, visto che c'era anche lo studioso, qualcuno che lavora nel campo medico per qualcuno. Qui abbiamo il lucchetto, una persona, avevamo il cuore, aveva chiuso il cuore, questa persona e tu però gliel'hai, con questo strumento qua mi viene da dire, gliel'hai riacceso questo cuore, Questo qua sono manette. Forse una persona che si sente bloccata qui.
Il fulmine però molto presto c'era e mi viene da dire che col fulmine è qualcuno che farà qualcosa molto presto. Guardate, qui abbiamo un crisantemo, un fiore nero, mi viene da dire proprio anche ancora mi ribadiscono qualcuno che ha perso qualcuno di caro, eh. Un cane, guardate il cane, la zampetta, questa persona o tu potresti avere un cane a cui siete particolarmente legati. L'aquila, il vedere oltre il velo, eh. Voi adesso volate alto, anche quest'anima sta cercando di guardare oltre, mi viene da dire. È anche una forte connessione l'aquila con il divino per qualcuno. Per qualcuno, siccome ho anche un cane da caccia, potrebbe essere una persona che ama proprio anche andare a caccia per qualcuno. Qui ho una lesca di pesce e mi fa pensare anche a una perdita finanziaria per qualcuno. Qui abbiamo il cancro, un altro segno zodiacale che potrebbe avere importanza per qualcuno di voi, comunque poi alla fine li vediamo i segni. Qui abbiamo, vediamo un po', questo un bassotto, e il cane da tutto andare qua. E poi abbiamo una vela, un legame con il mare o proprio l'idea di prendere e andare liberi, perché la vela mi fa pensare a qualcosa anche, qualcuno che vuole essere libero. Di andare, di fare quello che vuole fare veramente. E qui abbiamo, vediamo ancora, un altro simbolo di spirale, fiori, sì, connessione, perché questi qui sono i fiori di loto, quindi la connessione. Vediamo ancora, ho preso la matita, la penna, mi viene da dire qualcuno che vuole messaggiarti, comunicare, eh? O forse vi siete scritti tanti messaggi con quest'anima, magari adesso ve li leggete a vicenda. Gemelli, un altro segno, non ci credo, cioè abbiamo più di 800 charms qua dentro e avrò, se non, ne avrò, no, ne ho 12 perché ne ho uno per segno, quindi è proprio raro che vengano fuori. La conchiglia, ancora un legame con il mare per qualcuno. Poi abbiamo la chiave, qui c'era il lucchetto, tu hai la chiave del suo cuore, potrebbe anche rappresentare che questa persona sta cercando la soluzione per sistemare le cose con te, per qualcuno, chiave lucchetto potrebbe essere che avete fatto quella cosa che si fa con me, quei lucchetti, per qualcuno questo atto romantico con quest'anima potreste avere fatto, o magari avete semplicemente un ciondolo a forma di chiave che vi ricorda questa persona. Per qualcuno addirittura il lucchetto vi fa pensare anche a un diario, perché avevamo anche il libro, un diario, qualcosa. Vediamo un po', qui abbiamo un cappello, potrebbe essere questo cappello, un berretto da lavoro, anche però mi viene da dire anche i militari. Qui abbiamo una Z, vabbè, le lettere le vediamo dopo. Ancora un pullman. Questo che cos'è? San Pietro. Ecco, allora, ovviamente i monumenti ne ho qualcuno, non ce li ho tutti, però mi viene da dire che se non siete a Roma, potrebbe essere comunque una località, mi stanno nominando, dove ci sono ricca di opere d'arte, ok? Magari abitate in un posto così. Qui abbiamo un teschio che rappresenta la morte nelle carte, sappiamo che è la rinascita, no? Muore qualcosa per rinascere qualcos'altro, però mi fa pensare ancora a una perdita per questa persona o per te. E qui abbiamo, guardate, il coniglio, la paura, il coniglietto, magari avete il coniglietto nano, però mi viene da dire che quest'anima ha avuto paura del cambiamento con questa morte a fianco, ha avuto paura di fare un cambiamento, forse di aprire proprio il suo cuore all'amore, e adesso lo sa. Qui abbiamo una, cos'è che c'è qui? Non ci vedo, scusate. Ah sì, una ciotola per animali. Poi abbiamo, vediamo ancora, un altro pianoforte e il cactus. Il cactus mi fa pensare oltre ai paesi del deserto, per qualcuno, ok? Magari avete fatto un viaggio con questa persona o venite da quei paesi o questa persona ci vive, non ci viveva, non lo so, però mi fa pensare anche a qualcuno che ha tirato fuori le spine con voi, ha tirato fuori le spine perché aveva paura, ok? Qui abbiamo una bambina, un bambino, per cui ancora richiamo i bambini per
Per qualcuno è importante questa cosa. La nota musicale, quindi vedete ancora richiamo con la musica, ce lo ribadiscono. E qui abbiamo, infatti qui abbiamo anche una carrozzina. Sì, un richiamo con i bambini c'è. Potrebbe essere la rinascita, perché il bambino appena nato è proprio anche la rinascita, anche nell'Enderman. Oppure che ci sono bimbi di mezzo. Magari il motivo per cui c'è stato un problema qui tra di voi. Qui cosa c'è? Questo è un cartello che indica una direzione. È ancora la direzione che deve prendere questa persona. Sta cercando la sua direzione. E abbiamo la macchina che rappresenta un po' il carro, il movimento, oltre che può essere un patito di macchine, ovviamente, perché questa è una macchina sportiva, bassa. Può essere una persona che ama le macchine. E qui un'altra conchiglia, conchiglia. Allora, qui abbiamo, questa è la macchina da cucire. Mi viene da dire, per qualcuno è una macchina da cucire antica, magari ce l'avete come ricordo della nonna, però mi viene da dire che quest'anima vorrebbe ricucire con te. Ecco, giusto per darvi qualche chance e ve l'ho dato, ok? Adesso andiamo avanti, vediamo un po'. Voglio subito chiedere a quest'anima un paio di cosette su di te e prendiamo queste. Intanto chiediamo, con le mie carte, le voci della cascia, le voci dei ragazzi lassù, chi sei per quest'anima o chi siete tra di voi, chi siete insieme, insieme, perché vi siete incontrati con quest'anima, chi siete l'uno per l'altro qui. Allora, intanto qui abbiamo avuto, questi qui sono i segni di sincronicità e questo è il fuoco interiore. Vi siete riaccesi il fuoco interiore, mi viene da dire, state vedendo entrambi i segni di sincronicità. Qua qualcuno potrebbe essere con quest'anima in relazione karmica. Dovevate scoprire la bellezza vera. La vera bellezza sta nella luce della persona, ok? State ricevendo tante risposte dall'universo proprio attraverso i segni di sincronicità. Il vostro fuoco interiore, la vostra luce è la bellezza, la perfezione che l'altra anima vede. Qua abbiamo una relazione karmica in mezzo, però io devo capire se siete voi ad avere una relazione karmica con quest'anima o se c'è una terza energia. Qua c'è una forte connessione, siete in un cammino spirituale, c'era del libero arbitrio qua, ma nel qui ora sta per manifestarsi qualcosa, un desiderio. Perché? Perché si sono guarite le ferite dell'anima. Ci vorrà per qualcuno ancora un po' di tempo, perché c'è un ciclo karmico da chiudere. Mi viene da dire, bisogna avere fiducia in quest'anima per manifestare col vostro potere personale quello che desiderate, perché qui abbiamo proprio la manifestazione. Guardate, ci sarà un nuovo inizio e un'unione sacra. Mi viene da pensare che qui potreste essere in tre, perché mi dicono chiusura del ciclo karmico. Per qualcuno il ciclo karmico ce l'hai proprio con la tua controparte animica, può essere che siete in una relazione karmica o in una relazione di anima gemella, fiamma gemella, e dovete chiudere un ciclo karmico con quest'anima per avere la vostra unione, no, il nuovo inizio. Per qualcun altro, tu o questa persona avete una terza energia in relazione karmica che dovete chiudere per poter manifestare questa unione. Con il vostro potere personale e serve la fiducia qui, serve fiducia nell'altro. Guardate, era nello scopo di vita incontrarvi voi, c'è una connessione profonda. È voluto dall'universo questo rapporto ed era nello scopo della vostra vita incontrarvi. Vediamo ancora cosa mi vogliono dire. Guardate, state guarendo la vostra anima, voi e quest'anima. Ancora, scopo di vita e riconciliazione. Ci sarà la riconciliazione perché è voluta dal cielo questa riconciliazione con quest'anima. Siete protetti, un rapporto protetto, ma bisogna concedere il perdono a quest'anima. Aprire il cuore attraverso l'amore incondizionato e la compassione, superare le proprie paure, la paura del tradimento, dell'abbandono, insomma, qui c'è stato tanto, dell'ingiustizia anche, mi viene da dire. E ci sarà una trasformazione del vostro rapporto perché è voluto dal cielo, ma c'è da concedere il perdono qui. Io credo che qualcuno dei due, qua avevamo anche la nuova conoscenza, potrebbe aver tradito l'altro con qualcun altro. Sì,
Segni sincronicità, fiamme gemelle, infatti, mi viene da dire che c'è proprio. Sì, e adesso quell'altra persona, chi è stato tradito, deve concedere il perdono al traditore, tra virgolette. È questo un po' il senso. Guardate, solo tirando fuori la vera l'autenticità che abbiamo, accendiamo praticamente il nostro fuoco interiore, viene fuori la nostra luce, che è la nostra be bellezza. Siete aiutati dal cielo, al legame di vite passate, questo. C'erano delle dipendenze anche qua, proprio affettive o condizionamenti di altro genere. Ancora due e basta. Ci vuole del tempo. Guardate la vostra luce, voi siete il faro l'uno per l'altro, ma ci sono delle scelte di libero arbitrio che si stanno facendo. Comunque siete entrambi in un cammino spirituale, perché dovevate imparare che cos'era davvero l'amore, l'amore senza condizione, l'amore senza secondi fini, l'apertura di cuore, quella vera, che è anche compassione verso l'altro e verso gli errori che può aver fatto. Guardate, imparare ad amare, apertura di cuore. Avete aperto il cuore, siete pronti al vero amore, ma anche quell'anima lo sta facendo questo lavoro, nel qui e ora, guardate. La chiusura di un ciclo del passato, si cambia tutto, mi viene da dire qui. La chiusura di una relazione karmica, perdonare questa chiusura. Qua qualcuno ha delle vibrazioni un po' bassine e non riesce ad andare oltre a questo tradimento. Però questo era l'insegnamento, e per guarire il cuore bisogna fare questo passaggio qua. Vediamo ancora. Siete in forte connessione, si manifesterà questa unione, ma bisogna fare, guardate, bisogna superare le paure. Ok? Ok. Allora, io direi, questa era un'altra letterina, Emilia. Vediamo un po' in che fase siete in questo momento, con quest'anima. Ci sarà un nuovo inizio, ma bisognava arrendersi a quello che si provava, qualcuno aveva paura del sentimento che provava, per manifestare questa unione. Guardate, perdono, fiamme gemelle ancora, non ci credo, anche prima era perdono e fiamme gemelle, forse. Sì. Per qualcuno potrebbe essere che tra di voi c'era una bella amicizia, ma magari non è nata una vera e propria storia. Questo non vale per tutti. O forse siete rimasti amici. Voglio vedere quest'anima che energia ha in questo momento nei tuoi confronti. Vediamo. Il matto, questo matto, allora sappiamo che il matto è qualcuno che potrebbe fare un colpo di testa e piombarsi, piombare davanti a te da un momento all'altro, magari senza neanche avere proprio le idee chiare, perché non lo sa in quel momento che sta arrivando da te. Così sente l'impulso di venire e arriva. Magari poi se ne va ancora perché non è ancora pronta quest'anima, oppure da matto tira fuori tutto quello che ha dentro e che non ti ha rivelato. Vediamo ancora un attimo. Il mondo e la temperanza. Mi viene da dire che questo matto verrà a dirti che è guarita la sua anima e ha chiuso un ciclo con il suo passato, gli amanti, e che ha fatto una scelta d'amore, ha ascoltato il cuore, questo matto, eh? Sì, mi viene da dire proprio così. Ok, adesso vediamo un po', facciamogli qualche domandina a questo punto. Io voglio sapere innanzitutto se mi vuole dire cosa sei in questo momento per lui o per lei. Cosa sei in questo momento per lui o per lei? Per cui chiediamoglielo. Chi è la ragazza o ragazzo che sta ascoltando in questo momento per te? Chi è? Vediamo. La casa. Tu sei casa, dice quest'anima. Lei è casa. Lui è casa. Io quando sono davanti a lei mi sento a casa. Voglio tornare a casa, dice. Sono stato molto razionale mentale e con lei lo sono stato. Perché non volevo vedere la potenzialità che c'era tra di noi. Gli nascondevo cose, gli nascondevo i miei sentimenti, ero troppo nel mentale, ma lei è casa ancora. Lei è buona, o lui è buono, giratela se siete uomini, eh. Lei ha un cuore grande, è generosa, amorevole,
E io sento l'unione con lei. Io sento l'unione con lei, anche se siamo a distanza. Lei ha risvegliato il mio cuore, lei mi fa provare emozioni, emozioni che non provavo da tanto tempo. Lei è bellissima, dentro e fuori. Lei è la vera bellezza. E io voglio concretizzare qualcosa con lei, ma ci vuole del tempo. Rivelazione e verità, ragazzi. Io devo dirle la verità, devo farle una rivelazione e dirle tutta la verità su chi siamo noi, su chi è lei per me. Gli dirò che voglio un nuovo inizio con lei. Ancora una. E so che con il suo cuore d'oro lei avrà compassione di me, perché lei sa amare, le emozioni, lei sa amare. La vera bellezza è la sua luce. Le dirò una verità, la nostra verità, la mia verità, e le chiederò un nuovo inizio. Non riusciva ad amare quest'anima, era molto calcolatore, logico, nel mentale era proprio quest'anima. Vediamo ancora. Ah, ecco, chiediamogli perché siete a distanza, Perché sei in silenzio con quest'anima? Perché sei in silenzio con quest'anima? Allora, intanto qui abbiamo, perché non ho rivelato quello che provavo. Guardate, ragazzi, mamma mia, come parlano. Perché forse c'era qualcun altro nella mia vita, devo risolvere questioni familiari e i bambini, ragazzi, per qualcuno ci sono dei bambini di mezzo. Ma molto presto io farò qualcosa, perché sono in silenzio con lei, perché per andare da lei io devo rivelarle quello che provo per lei. Ma devo risolvere prima un'altra questione. Anche se ho tanta passione per lei, ma devo tornare libero. Ecco perché sono in silenzio, dice quest'anima. Molto presto. La mia vita forse è condizionata da bambini, o forse ci siamo conosciuti da ragazzini, ma io molto presto farò un'azione verso di lei. Ma prima devo tornare libero, risolvere le mie questioni familiari. Le mie questioni, qualsiasi questione possa avere. Può essere che questa persona abbia già una persona ufficiale, può essere che tu eri la sua persona ufficiale e questa persona è tornata libera perché ha pensato di volersi divertire e adesso è pentita. Ovviamente ognuno ha la sua storia. L'eccezione più grande è che questa persona comunque ti esprimerà il suo amore e probabilmente deve lasciare qualcun altro e tornare libero per stare con te, ok? Questo è. Ma mi puoi dire che cos'è per te la ragazza, il ragazzo che sta ascoltando? Cosa provi per lei? Qui vabbè, fatti aiutare. Lei merita il mio amore. Lei è la mia anima gemella. All'inizio non l'ho capito. Io pensavo che la mia anima gemella fosse qualcosa di diverso rispetto a lei. Guardate, l'anima gemella. Ho capito che lei è la mia anima gemella. Io la visualizzo, io sento fortissimo la connessione con lei e sento un'attrazione, un richiamo che non riesco più a frenare. Molto presto farò qualcosa per andarmela a riprendere. Ma prima lasciare andare il tuo ex. Devo lasciare andare qualcun altro, dice quest'anima. Prima devo lasciare andare qualcun altro. Ma allora, vediamo, facciamo così, chiediamo a te, anima, cosa stai pensando di fare in questo momento? Guardate, devo avere la forza e il coraggio di fare una rivelazione a qualcuno, forse proprio a chi mi sta ascoltando adesso, o forse a qualcun altro che è nella mia vita, ma mi sto difendendo da questa cosa. Mi tengo impegnato, però io la spio, chi mi sta ascoltando, io ti spio e sono geloso matto di te. Ma prima devo chiudere un ciclo karmico e devo avere la forza e il coraggio di chiuderlo. Ho capito nella mia gelosia quanto tu sei importante. Ho avuto questa rivelazione. Io non ti posso perdere. Mi sto difendendo, ma ti spio. Farò un'azione presto per te. Vedo tanti segni e sincronicità che mi parlano di te. Mi sento in colpa da morire per quello che è successo. Per il distacco che ti ho dato, emotivo. Ricevo tantissimi segni dall'universo che mi parlano di noi. Io sento un'unione con te.
E voglio la riconciliazione perché è con te che sento questa unione. Tu sei la mia controparte animica, tu sei la mia anima gemella ed è con te che io sento il patto d'anima. E voglio una nuova opportunità con te. Su questa chiusura, io voglio comunicare, basta, basta questo silenzio, io voglio comunicare con te, dice, e voglio avere un'altra opportunità. Qui ci sono numeri e doppi, che vede spesso questa persona e anche tu. Ancora mi ribadiscono questi segni di sincronicità che l'universo manda a entrambi proprio per la connessione che avete forte tra di voi. Vediamo ancora se mi dicono qualcosa qui su quest'anima. Cosa stai vivendo in questo momento? Cosa stai vivendo nella tua vita? La separazione, quest'anima si sta separando da qualcun altro o soffre per la separazione che ha con te. Sta ascoltando però la sua guida interiore, sta cercando di fare chiarezza dentro di sé. Guardate, e sta avendo un grande cambiamento quest'anima. Perché sta molto male, sta male in questo momento quest'anima, ragazzi. Si sente sola anche se è bloccata, ti pensa tantissimo. Ok, per qualcuno si sta separando da qualcun altro, sta avendo dei cambiamenti importanti nella sua vita perché sta ascoltando la sua guida interiore, ma per qualcun altro sta male, anche se non ha nessun altro nella sua vita, sta male per la separazione che c'è comunque tra di voi. È indecisa per qualcosa quest'anima, perché questa è girata. Guardate, amore sacro. È indecisa anche se sa che tu sei l'amore della vita proprio. Qui c'è un legame d'anima importante. Quest'anima è indecisa perché? Che paure hai? Perché qui ci sono la paura, la pena, il senso, la solitudine. Perché sa che per venire da te deve sorprenderti, mi viene da dire. E deve riconquistare innanzitutto la tua fiducia. Ok. Sono in viaggio. Io sono in viaggio per tornare da lei. E andrò come un matto a dirle la verità, a dirle tutta la verità. Io voglio comunicare con lei, perché stare lontano da lei è un grande dolore per me, è un sacrificio. Io la riconquisterò. Sì, la riconquisterò, ma prima devo portare giustizia alla mia situazione, alla mia vita, prima di portare la giustizia a noi. Lei è la mia divina femminile, lei è l'amore, è il mio filo rosso del destino. Wow. Ok. Quindi le idee chiare ce le hai, ma ti senti bloccato perché forse hai delle paure, dei condizionamenti. Vediamo. Allora, quali sono le tue intenzioni in questo momento? Mi affido al cielo. Però sto vedendo tutto quello che non ha importanza nella mia vita. Sto vedendo chi indossa maschere nella mia vita. E sto lasciando andare tutto quello che non è importante nella mia vita. È solo questione di tempo prima che io ritorni da lei, che è la mia anima gemella. Lei è la mia anima gemella o la mia fiamma gemella. Io sono pronto. Sono pronto a rispettare il nostro patto d'anima. Perché noi abbiamo un legame importante voluto dal cielo. Ho fatto, perché con il pronti mi viene da dire che questo bivio è una scelta che ha già fatto. Ho già fatto la mia scelta e io voglio donarmi a lei come lei si è donata a me. Io e lei abbiamo una connessione profonda, una conoscenza profonda. È come se ci conoscessimo da sempre o forse ci conosciamo da sempre. La nostra storia non può finire. Io e lei. Saremo felici, questo pensa. Sta fantasticando, sulla vostra storia, però ci sono dei problemi. Quali sono i problemi, tra di voi? Cosa è successo? Cosa succede? Perché ancora non sei riuscito a fare un movimento verso quest'anima? Se dici che la ami, che hai capito che è la tua anima gemella? Perché in questo momento potrei offrirle solo una relazione segreta. Anche se ho la consapevolezza che lei è la mia anima gemella, ma in questo momento non posso offrirle di più. Sto molto male per questo,
Ma sono in viaggio per tornare da lei. Adesso siamo a distanza. Lei è la mia felicità. Ho capito che qualcun altro non era la mia anima gemella. Era qualcosa di diverso. Ma perché dici che non puoi adesso andare da lei? Qual è il problema? Perché prima fuga da una relazione. Prima devo lasciare un'altra relazione. Prima di poterle offrire qualcosa di vero, di pulito, alla luce del sole, io devo lasciare un'altra relazione. Qualcuno qui, tu, lui, l'altra, l'altro, potrebbe essere biondo, chiaro di capelli. Però io la incontro mediante telecomunicazione, mediante i social, forse la spio, lei mi spia, ci mandiamo dei messaggi subliminali. O forse la cercherò. Tramite social. Sì, forse la cercherò tramite social, ma prima devo chiudere una relazione karmica. Ma poi correrò da lei perché io qua c'è un nuovo incontro imminente. Io la devo vedere, io non ce la faccio più, la devo vedere. Perché lei è la mia anima gemella, io so chi è, io la conosco, io so chi è lei, la mia metà, e tra di noi c'è qualcosa di incompiuto. È solo questione di tempo, prima che io possa raggiungerla, ma prima devo scappare da quella relazione karmica, chiudere quella relazione karmica che ho per poter andare da lei. Ancora, incontro imminente tramite telecomunicazioni. Potrebbe scriverti un messaggio quest'anima o cercarti tramite social, magari anche piccoli gesti, magari un mi piace sui social, fare qualcosa per te, mi viene da dire. Ma guardate. Trasloco e persona divorziata, quest'anima prima di cercarti vuole essere pulita, libera per te, ok? Se sei la compagna invece ufficiale, quest'anima vuole sistemare le cose, mi viene da dire, perché quest'anima l'intervista io la sto facendo per chi sta ascoltando, quindi girala se sei la persona ufficiale. La prima accezione è che qui quest'anima deve lasciare qualcun altro di ufficiale per chi ascolta, ma se tu sei la donna impegnata con quest'anima, questa persona qui vuole riavvicinarsi, mi viene da dire. Potreste essere già divorziati, potrebbe essere già andato via di casa e vuole tornare. Guardate, cambiamenti positivi nell'attuale relazione, nella vostra relazione quest'anima vuole un cambiamento positivo. Conosci già la tua anima gemella, sa benissimo che tu sei la sua metà. Qui c'è stato del libero arbitrio, era una lezione karmica che poteva affrontare o meno, la sua anima ha scelto di vivere questa lezione. Eh? Ok, vediamo ancora. Anima, dimmi un po', ma cosa vorresti fare in questo momento con la ragazza, ragazzo che sta ascoltando? Hai qualche desiderio divina femminile? Lei è la mia divina femminile, lei è la mia metà d'anima, è la mia fiamma o anima gemella. Cosa hai intenzione di fare? Io voglio chiederle perdono. La giusta direzione è andare da lei e chiederle perdono, azzerare tutto quello che è successo e avere un'altra opportunità perché ho fatto chiarezza. Prossimo livello, relazione divina. Voglio l'unione con lei. Perché vuoi l'unione con lei? Perché ho imparato la mia lezione karmica, dice. Giustizia karmica. Ho imparato la mia lezione karmica. Ok, e quindi chi è lei per te? Cosa pensi che, guardate, ancora, divina femminile, litigio e maschere, qualcuno a cui non ho detto quello che provavo. E voglio che lei rivaluti la nostra storia, porterò giustizia alla nostra relazione. Voglio essere felice con lei, ma prima devo lasciare andare qualcos'altro. Lei potrebbe essere la mia anima o fiamma gemella. Prima devo chiudere un ciclo di vita qui, Devo lasciare andare qualcos'altro. Andare oltre, guardate, vuole andare oltre a quello che è successo quest'anima. Azzerare tutto quello che è successo, lo continua a dire perché lui è il divino maschile, lo sa chi è, sa chi sei tu e sa chi è lui per te. Guardate, il trauma sull'amore reciproco. Questo amore era così forte, che mi ha risvegliato dei traumi e delle paure. Aveva forse delle tossicità importanti, non riusciva ad aprire il cuore all'amore, aveva paura dell'amore quest'uomo. Guardate, trauma e tossicità. Prossimo livello, relazione divina. Noi ci amiamo, il nostro amore è mortale. Io voglio questa unione. Io desidero questa unione. E questo cambiamento ci sarà.
Però prima ci deve essere forse una separazione qui. Guardate, chiusura del ciclo e separazione. Prima deve probabilmente chiudere qualcos'altro. Se non ha una compagna ufficiale, un compagno ufficiale, questa persona deve chiudere comunque con delle tossicità. Ognuno poi ha la sua storia. Il karma o il karmico può anche essere una situazione, non per forza una terza energia, ok? Ve lo dico perché giustamente un interattivo non può essere così per tutti. Ok, poi anima. Vabbè, questa è volata. Dimmi, anima, cosa stai vivendo in questo momento nella tua vita? Dispiacere. Ecco cosa sto vivendo. Io sto soffrendo come un cane, dice. Errori, per tutti gli errori che ho commesso, perché mi sono allontanato, ho litigato forse da qualcuno con cui stavo bene, o forse perché adesso sto litigando con qualcuno che ho scelto in maniera sbagliata, che ho scelto per sesso, per passione. Io voglio l'amore sincero, ma chi amo forse adesso mi sta ignorando. Io sono stato forse con qualcun altro per dei figli, perché sono un codardo e per le mie tossicità e le mie paure. E adesso sono scioccato e arrabbiato. Perché sei scioccato e arrabbiato? Romanticismo, perché forse lei, qui ci sono due figure, forse lei ha trovato qualcun altro e non me lo dice. Io sono stato un immaturo. Adesso sono stato immaturo forse perché l'ho lasciata, ci siamo separati, o forse perché non sono stato in grado di separarmi per lei. Sono stato in un rapporto di convenienza forse perché mi conveniva di più in quel momento. Ho pensato solo al mio interesse, a me stesso. Ho pensato solo a divertirmi. Se non aveva nessun altro di fisso, questa persona aveva solo avventure di sesso, e voleva essere libero per divertirsi. E adesso si pente amaramente. Dice: sto male perché ho fatto tanti errori. Se invece aveva qualcun altro, questa persona non ha voluto liberarsi, non ha voluto tornare single. È rimasto in un rapporto di convenienza perché aveva dell'immaturità, delle tossicità e non riusciva a lasciare andare quello che aveva. Guardate, non riusciva, anche se tu eri la persona giusta. Qui c'era probabilmente per qualcuno un trio, eh? Questa persona sta male lontano da te. Ma cosa vorresti in questo momento? Cosa vorresti in questo momento da chi sta ascoltando? Io sono in ansia in questo momento. Voglio tornare libero per lei, per lui. Voglio la riconciliazione con lei e ho paura che lei mi abbia sostituito, mi possa sostituire. Ho paura, codardo e ansia, ma in centro abbiamo la riconciliazione. La cosa più importante per me è poter avere una riconciliazione con lei, dirle che sono tornato libero, ma ho paura che lei mi abbia sostituito, mi possa pensare di sostituire. Io sono stato un codardo e adesso ne pago il prezzo. Sto male, sto male. Devo lasciare andare, ma questa non è di questo mazzo. Guardate, è finita dentro, quindi non ha un motivo, c'è. Potreste vedere il 777 spesso in questi giorni. Questa carta dice: ascolta il tuo intuito e lascia andare le paure. Quest'anima, questa qui, se è finita qua dentro, è perché quest'anima ha lasciato andare, sta lasciando andare le sue paure, sta ascoltando il suo intuito, Questo è un messaggio importante per qualcuno di voi che magari vedete spesso il 777. Un'anima che ha avuto anche la dipendenza dal sesso ed è stata indecisa su cosa fare con te. Un'anima che ti spia tantissimo e che vuole, che desidera un nuovo inizio con te. Vuole proprio portarti alla luce del sole, portarti in giro, vuole che tu sia la sua compagna. Oh, scusate, scusate. Ok, in questo momento però è ancora bloccata dalla sua situazione ed è per questo che sta male, dispiacere, blocco. Sta male per questo motivo, quest'anima qui, eh? Ok, adesso vediamo un po'. Ma in che fase sei in questo momento, anima? Come ti senti quando pensi a quello che sta accadendo nella tua vita? In che fase sei del tuo rapporto con la ragazza o ragazzo che sta ascoltando? Calma, ho bisogno di tempo, dice. Ma le farò la dichiarazione che lei vuole. Le dirò quello che provo davvero per lei, le rivelerò i miei sentimenti nascosti. Perché io mi sono arresa a quello che provo per lei. Non era solo attrazione fisica. Manifesterò un incontro
È un nuovo inizio. C'era tanta passione fisica, ma c'era ben oltre qui, eh? C'erano dei sentimenti nascosti, c'era amore. Questa persona probabilmente non era in grado di capirlo perché non aveva mai provato amore, mi viene da dire. Guardate, amore incondizionato, me lo sentivo troppo. Ha capito che tu sei l'amore incondizionato, che tu sei il vero amore. Probabilmente quest'anima non aveva mai amato, prima di te. Ok. Allora, cosa vorresti dire in questo momento, anima, alla ragazza o ragazzo che sta ascoltando questo messaggio? Sto lavorando su me stesso per poter tornare da te, dice. Ok, bravo. Nessuna è come te, nessuna regge il confronto. Mi mancano le nostre serate, ti amo. Ne voglio ancora una. Non sono più la stessa persona di un tempo, infatti sta lavorando su di sé per cambiare. Abbiamo visto che anche quest'anima sta avendo la sua trasformazione, sta aperto il cuore all'amore, no? Forse prima non riusciva a amare, era troppo freddo, troppo mentale, per dei traumi che magari aveva subito. È necessario lasciarsi andare in questo momento deve stare distante perché sta finendo il suo lavoro personale d'anima. L'ultima, dai. Non ho mai sentito una connessione così intensa prima di te, e l'abbiamo detto poco fa proprio, che questo è il vero amore, quest'anima adesso se ne rende conto, ok? Cosa vorresti dire ancora, anima, al ragazzo o alla ragazza che sta ascoltando questo messaggio? Cosa ci tieni, a dire a quest'anima? Vediamo. Ti ho nascosto i miei sentimenti, parole chiave. Tu eri per me un amore proibito, io avevo paura dell'amore. Forse eri un nuovo amore o forse mi sono fatto incantare da qualcuno di nuovo. Provavo insicurezze, avevo degli atteggiamenti tossici, narcisisti, ma io sto tornando da te perché ho guarito le mie paure. Ti ho nascosto i miei sentimenti, dice. Voglio chiarire le cose con te, ti farò una confessione, una dichiarazione. Sto tornando dal tuo passato. E ti rivelerò dei segreti. Forse ci incontreremo a un evento o a una festa. Ti prego, dai più valore ai gesti che alle parole. Io ho indossato tutta la vita maschere. Le emozioni le ho sempre tenute per me, segrete. Ho detto bugie. Forse farò finta di incontrarti per caso, perché ho paura di avvicinarmi. Ma ti dirò la verità, parola chiave verità. Non ti ho capito subito e non mi fidavo. Sono sempre stata una persona diffidente, orgogliosa, sospettosa. Ma verrò da te per chiederti perdono e farti questa mia rivelazione. Ti dirò anche perché sono scappato. Ti dirò la verità. Tu mi mettevi a disagio quando mi guardavi. Io per te ho provato un amore platonico, adolescenziale, parole chiave, eh? Ma ero insicuro. Vivevo solo di passioni e con te mi sono specchiato le mie paure. Ti dirò la verità e sarò sincero questa volta, anche se adesso non so proprio come comportarmi con te, perché sto trovando la forza. Io sono stato sempre un codardo, e un immaturo. So di aver fatto errori, farò qualcosa all'improvviso per te. Nel frattempo mi limito a spiarti. Ma voglio chiarire le cose. Voglio chiarire le cose con te. È importante per me. E voglio dirti anche che ho una voglia pazza di baciarti, di averti, di possederti. Io ti desidero, come non ho mai desiderato nessun'altra. La tua sensualità mi fa impazzire. Ok, caliente questo qua. Vediamo un po'. Vabbè, ragazzi, datemi il tempo di fare di fare la domanda. Volevo chiederti, anima, che intenzioni hai, no? Se farai azioni, visto che con i tarocchi posso vedere le azioni, mi è caduto l'otto di bastoni, che è qualcuno che vuole comunicare, che l'otto di bastoni è la comunicazione. Tra l'altro abbiamo l'aquila, e c'era anche nei charms l'aquila, per qualcuno ha un senso l'aquila, eh? Mi viene da dire però che sarà una comunicazione molto a livello molto alto proprio parlerà la sua anima, mi viene da dire. Mi è caduto adesso l'occhio e mi viene da dire che parlerà la sua anima. Qualcuno che non ti vuole perdere, che ti dirà
che era attaccato alla sua zona di comfort per le paure che aveva. La ruota, voglio cambiare le cose, io voglio parlare con lei, voglio dirle la verità. Ho paura di averla delusa troppo, di averla ferita troppo. Non so se mi sta ancora aspettando. Voglio comunicare con lei, è passato così tanto tempo con la temperanza. Voglio dirle che la mia anima è guarita perché io adesso so di provare emozioni. Lei mi ha risvegliato le emozioni. La sto spiando, la osservo da lontano. A volte la osservo e mi pare che lei sia felice anche senza di me. Io voglio dirle che lei è la mia felicità, il mio desiderio più grande e che è con lei che voglio creare, voglio avere un nuovo inizio. Carlo, dille che io vado a prendermela, vado a riprendermela con questo carro per avere un nuovo inizio con lei, perché lei è la mia scelta ed è il mio tutto, è il mio mondo. Voglio dirle anche che la scelta che ho fatto è di chiudere un ciclo col mio dolore, il mio passato e che sono diventato l'uomo che lei merita di avere accanto. Le rivelerò tutto quello che ho dentro all'anima e anche di quello che ho vissuto e di quanto ero attaccato alla mia materialità. Ma le dirò tutti i miei segreti, le dirò che sono stato indeciso, ma che è lei la donna che è nascosta nel mio cuore. Il giudizio. Le dirò che la mia anima non poteva fare a meno di tornare da lei, perché sente che siamo legati dal filo rosso del destino, che è l'universo che ci vuole insieme. Le dirò che la passione che provo per lei io non l'ho mai provata per nessun'altra. Ti vuole cercare questo qua, eh? Ti vuole cercare. Ha bisogno di parlarti, vuole cambiare le cose tra di voi. Vediamo ancora. Vediamo un po' prossimi eventi. Cosa potrebbe accadere nei prossimi eventi per questa coppia di anime o fiamme gemelle, che quest'anima qua vuole a tutti i costi riconquistare. Un nuovo contratto per qualcuno può essere che questa persona si debba trasferire per lavoro o forse tu, ma un nuovo contratto potrebbe anche essere che un matrimonio per qualcuno, perché anche il matrimonio può essere un contratto, eh? Dichiarazione d'amore. Sì, a me viene da dire che questo per qualcuno fa proprio la dichiarazione alla grande, io ti voglio sposare, mi viene da dire. Per qualcuno invece è un cambio di lavoro che porterà ad avvicinarvi ancora e a esserci questa dichiarazione d'amore e ci sarà un nuovo inizio, ok? Sì, per qualcuno questo cambio di lavoro sarà buono perché ci sarà un trasferimento, anche un cambio di casa per qualcuno, eh? Ancora una, vediamo se ci vogliono dare un altro indizio. Per qualcuno potrebbe essere che questa persona sta, c'era anche la vendita importante, ha bisogno di avere un risarcimento del denaro, deve tornargli del denaro per poter avere questo cambio di casa o magari il cambio di lavoro è perché sta aspettando magari dei soldi, ok? E magari una liquidazione per essere libera. Per qualcuno, firma importante e ritorno d'amore. Sì, per qualcuno qui c'è anche una separazione in ballo. E questa persona torna, ritorno d'amore, viaggio e spostamento può tornare da te quando ha fatto quella scelta. Per qualcuno la firma importante può essere veramente un cambio di casa o di lavoro che lo farà avvicinare ancora a te. Guardate, qualcosa ritornerà a te, infatti. Ok, bene, vediamo ancora. Anima, abbiamo visto che le tue intenzioni sono quelle di comunicare, ma farai un movimento verso di lei? Quattro di coppe, intanto è fermo un attimo, eh? Guardate, sì, ho dei rimpianti e dei sensi di colpa, ma io farò questa scelta. Farò questa scelta perché sei di coppe e sette di coppe. Lei è la mia anima gemella. Io ho dei ricordi di lei molto forti, sento la forte connessione che abbiamo. Mi sono difeso per tanto tempo da questa connessione, mi sono difeso da questa scelta. Ma lei è la regina di coppe per me, lei è la donna che io amo, caro, e andrò a riprendermela per chiederle un nuovo inizio. E cambierò le cose perché è per destino che noi ci siamo incontrati. E lei è tutto quello che io desidero, è il mio più grande desiderio. Sì, andrò a riprendermela e cambierò le cose. Le offrirò la mia coppa d'amore e le spiegherò perché siamo stati così distanti. O le dirò che
mi sono allontanato da una situazione litigiosa. Forse c'era un trio, perché questo è il tre di coppe, può essere la riconciliazione o la dichiarazione con te, ma anche mi può rappresentare un trio, per cui potrebbe anche dirmi che si è allontanato da dei conflitti che aveva con qualcun altro, eh? Sì, qua potrebbe esserci stata un'altra donna. Questa persona ti verrà a offrire l'amore dicendoti che si è allontanato da un'altra situazione, ok? Per qualcuno. Oppure se... Potrebbe anche essere che questa persona, sì, tornerò da lei quando riuscirò, prima di tutto, a superare i miei conflitti interiori e a lasciare andare quello che mi sta tenendo bloccato. Infatti, guardate qua, Papessa, che potresti essere tu, la donna segreta, o anche i suoi segreti, se non sei tu, sono le cose segrete che ha. Il sette di coppe è volato ancora e al contrario, perché è messo così, non è proprio dritto, abbiamo un sei di spade. Allontanarsi da qualcos'altro dovrebbe essere così, è così. Quindi questa persona ancora, e qui ho l'imperatrice sul fondo mazzo, per qualcuno ancora non riesce ad allontanarsi da una situazione e deve fare ancora la scelta, ok? Sì, guardate, deve prima chiudere un ciclo, però un ciclo che porterà a qualcosa di bello, dice questa persona, ok? A qualcosa di bello. Ok, va bene. Adesso vediamo ancora se riesco a darti un'altra. Vediamo anche con queste qui. Ma qual è la tua energia in questo momento verso la ragazza, il ragazzo che sta ascoltando? Cosa senti? Come, aspetta, cosa senti? Qual è la tua energia in questo momento verso di lei? Vediamo. Faggio di spade, io la spio. Benissimo. Vorrei un nuovo inizio, vorrei essere l'uomo, eh? E di cui lei si può fidare e voglio un nuovo inizio. Ok? Sì, voglio tutto con lei. 10 di denari, voglio tutto con lei. Voglio un nuovo inizio concreto e passionale. Perché lei è la donna nascosta, vedete la maschera? La donna che io amo in segreto, la donna che mi accende la passione, perché questa è una regina di bastoni. Lei potrebbe essere anche un po' come la papessa, un po' streghetta. Potrebbe sentirmi. Senti la connessione con me. Lei è la donna che amo. Lei e tutte le donne insieme. Sì. A me viene da dire che qua sei sempre tu, anche se ci sono due donne. Però, sì, mi viene da dire così. Fammi capire. Sole. Voglio capire una cosa. Adesso glielo chiedo proprio. Ok, quindi tu... Hai avuto un'illuminazione con questo sole, anche se la stai spiando, sai che devi tagliare con qualcun altro. Sì, devo avere la forza e il coraggio magari di chiudere qualcosa di stabile. Voglio un nuovo inizio con la donna che amo, ma in centrostesa ho una regina di bastoni. Chi è? Vediamo un po' se sei sempre tu o se è l'altra, per capire cosa vuole fare questo qua. Vediamo, Chi è quella regina di bastoni? È la ragazza che sta ascoltando, la regina di coppe, sempre. O è la situazione che devi chiudere? Voglio capire. Qua c'è il Papa, potrebbe essere la situazione che deve chiudere. Sì, 5 di coppe. Allora, fatemi capire. No, allora mi viene da dire in questo caso che Papa 5 di coppe e Paggio di coppe con la ruota, per me sei tu, a me arriva che sei tu, che questo non è la relazione ufficiale perché il Papa potrebbe rappresentare anche l'uomo impegnato, mi viene da dire che è la connessione forte che sente, perché c'è un senso di perdita che sta male questo qua col 5 di coppe. E un Paggio di coppe è qualcuno che comunque vuole fare un'offerta, per cui secondo me la donna segreta che ama, io ti amo in segreto, sento tanta passione con te ed è con te che io voglio tutto, dice questa persona. Vediamo ancora se mi vogliono dire qualcos'altro. Chi è quella regina di bastoni? Qualcuno che... Sì, per me sei tu. Qualcuno che voglio fare un'offerta concreta che mi sta aspettando, perché io ci metterò un po' di tempo, perché sono ancora nel mio mentale. Ma è il mio desiderio andare da lei, Però sento del peso in questo momento, perché forse devo fare chiarezza con lei e dirgli la verità, o dirle che ho chiuso qualcos'altro. Sì, sei tu. Per me questa sei tu. Ok. Fammi capire ancora.
Vabbè, l'ho chiuso, potevo guardare. Guardate, mi è volata. Il patto d'anima, le promesse. Stavo chiedendogli su di voi e mi è volata. Quindi la rimettiamo dentro. Allora, per chiudere questa stesa, dimmi cosa vuoi dire alla ragazza, ragazzo che sta ascoltando in questo momento? Quali saranno le tue prossime mosse? E soprattutto, come vedi il vostro futuro? Vediamo un po'. Prossime mosse, segreti, ascensione, abbandono. Guardate, giustizia karmica, cicli. Le prossime mosse saranno chiudere questo ciclo, rivelare a chi ho abbandonato quello che ho nascosto, mi viene da dire. Sì, ritrovare un equilibrio. Mi viene da dire questo, però, fammi capire. Sì. Qualcuno da cui è scappato, vuole rivelare, ve l'ho detto, sentimenti nascosti, vuole rivelarti a te i suoi sentimenti nascosti, i suoi segreti, dirti che il suo cuore è rimasto sempre fedele a te, perché si è risvegliato quest'anima. Infatti abbiamo l'ascensione in mezzo, sull'ascensione abbiamo la riconciliazione, ragazzi, e la chiarezza, l'illuminazione. Wow, questo vuole dirti la verità. Ok. E come vedi il tuo futuro con quest'anima? Come vedi il tuo futuro con quest'anima? Come vedi il tuo futuro con quest'anima? Adesso c'è il trauma qui, però è volato, la rimettiamo dentro. Come vedi il tuo futuro con la ragazza e il ragazzo che sta ascoltando? Adesso è traumatizzato perché non vede il futuro, c'ha paura che non ci sia. Vediamo un po'. Come vedi il tuo futuro? Voglio camminare con lei io, voglio la pace, è solo questione di tempo. Prima che io mi liberi dalle mie catene, perché lei è la mia anima gemella, io sono il suo divino maschile e ci sarà un grande cambiamento tra di noi. Nel frattempo la spio, so di averla abbandonata, ma lei è qualcosa di speciale e io le chiederò perdono per tutto. Le dirò che ho imparato la lezione, delle sue tossicità, ti dirà anche, sì. Ti dirà anche delle tue sue tossicità, che ha guarito le sue tossicità, che vuole chiederti perdono, tu sei qualcosa di speciale, cambierò le cose, cambieremo le cose, perché ha capito di essere il tuo divino maschile. Bene, meno male. Sì, guardate, ha ancora dei traumi, perché? Perché sta distruggendo il suo vecchio sé, sta tirando fuori chi è davvero e sta distruggendo per qualcuno anche un matrimonio o un'unione stabile. Per volere dell'universo, per volere dall'alto questa distruzione. Ma a me viene da dire che questa persona sta proprio distruggendo chi era prima, perché sta cambiando, si sta trasformando. Vediamo un po' con le mie carte cosa vogliono dirci i ragazzi per chiudere, e poi facciamo letterine, numeri, eccetera. Vediamo un po' cosa vogliono dire i ragazzi. Guardate, vi siete incontrati per aprire il cuore all'amore, per chiudere un ciclo karmico e per imparare una lezione, per risvegliare la vostra connessione e superare le vostre paure e i vostri pensieri limitanti. Era un libero arbitrio. Per queste fiamme gemelle, questo percorso l'avete scelto voi, dicono. Avevate la possibilità di scegliere, vi siete risvegliati. E state ricevendo entrambi segni e sincronicità. Dovevate superare anche le vostre paure e alzare le vostre vibrazioni. Ma nel qui ora si sta per manifestare qualcosa. Cosa si sta per manifestare per queste anime? Intanto dicono che questo rapporto è protetto dal cielo. Un perdono si sta per manifestare. Un nuovo inizio. Qui ci sono dei doni spirituali risvegliati. Anche proprio quest'anima ha risvegliato i suoi doni, mi viene da dire, si sta per manifestare il miracolo, dicono. Tenete alte le vibrazioni perché si manifesta questo miracolo voluto dal cielo. Siete aiutati e state guarendo le vostre anime, sia voi che quest'anima. Siete la luce potente che richiama l'altro, ma qui guardate, c'era da chiudere prima con il passato, e con una relazione karmica per qualcuno. Ok. Vediamo ancora. Mi hanno suonato, spero che non risuonino più. Ok, andiamo avanti. Ne voglio ancora una. Unione sacra e segni e sincronicità che ve la stanno facendo vedere già questa unione. Voi e anche l'altra anima la sentite vicina a questa unione, anche se non vedete ancora nulla nel 3D.
ma vedete oltre il velo dell'illusione. Sentite le percezioni, voi lo sentite che ci sarà questa unione tra di voi e lo sente anche quell'anima. Ci sarà un grande cambiamento in questo rapporto. Wow, benissimo. Adesso, se non mi chiamano, spero di no, vi faccio vedere qualche letterina. Vediamo. Allora, Q. H, F, A, R, I, P, V doppia, C, G, N, B, V, U, J, Y. Queste sono le letterine 3. Ok, erano tante, quindi va bene. Anche se non c'è la letterina può essere nome, cognome, soprannome, nome della città, ma non è importante, è il messaggio che vi deve risuonare, ragazzi, eh? Ok? Poi vediamo qualche numerino per voi. Qualche numerino. 8, 28, 19, 30, 5, 13, 12, 21. 14, 31, 29, 24, 26 e 18. Hai volato anche il 16. Potrebbero essere giorni, compleanno vostro o di quest'anima, o magari giorni importanti che avete vissuto insieme. Qualche segno zodiacale, devo fare veloce perché ho paura che vengano a risuonarmi. Vergine, Capricorno, Scorpione, Leone. Ma ne mancano qui, o sbaglio? Infatti, scusate, le devo rimischiare, ragazzi, non so perché. Si era piegato il mazzo e quindi era scivolato all'indietro. Toro, le rileggo e pazienza, chi viene fuori due volte perché doveva venire fuori, eh? Gemelli, Capricorno, infatti, perché il Capricorno è uscito anche prima. Scorpione, Cancro e Bilancia. Questi sono i segni. O gli ascendenti che potrebbero essere più coinvolti. Ok, adesso i segni li ho detti, i numerini pure, restano solo le canzoni e poi vi saluto. Le canzoni per vedere se la sincronicità dell'universo ci conferma, che una parte di questa intervista era anche per te, e parlava proprio della tua controparte animica. Potrebbero essere canzoni che già sono importanti per te o che hai ascoltato pensando a questa persona. O magari semplicemente l'ascolterai alla radio, magari della macchina piuttosto che al bar dove vai a fare colazione. Magari, ecco, questa è già volata, ve la leggo subito. Dubbi non ne ho di Pino Daniele. Questa 2 di Raff. Oppure l'ascolterai magari andando a. Mi stanno chiamando, scusate, mi stavo perdendo. O magari l'hai ascoltata poco prima di entrare in questo interattivo. L'altra canzone è Stai con me di Raff già due volte, Mille giorni di me, di te, di me, di Baglioni, Ballando al buio che non è di Raff, adesso la tolgo perché è uscita ieri ed è degli Stadio, mi pare che mi hanno detto le ragazze, Sei solo tu di Neck e Pausini, Quando nasce un amore di Anna Oxa, Con tutto l'amore che posso di Baglioni, I ricordi del cuore di Amedeo Minghi, ne voglio ancora una. L'essenziale di Marco Mengoni. Allora, posso dire, siccome mi stanno chiamando, sto andando come un treno perché non voglio che mi aprano mentre sto registrando. Amici mai di Antonello Venditti, per qualcuno è importante, Il mondo insieme a te era già uscita anche questa l'altro giorno degli 883. Ok, ragazzi e ragazze, scusate la fretta, ma sento mio figlio che mi chiama, c'è con l'amichetto, suonano il campanello, sta succedendo l'impossibile e devo chiudere e stringere. Grazie dell'attenzione, mi raccomando mettetemi un like perché sapete che non faccio consulti privati e il like serve per riequilibrare l'energia quando io dono la mia energia per fare un interattivo. E se non l'avete ancora fatto e vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale che se cliccate sulla campanellina riceverete poi le notifiche di quando io pubblicherò altri interattivi. Scusate la fretta, un bacione, grazie per tutti i vostri feedback, li aspetto e li leggo sempre. A presto, ciao ciao!